Buonasera a tutti e prima di tutto ringrazio per questo invito perché mi ha dato modo di concentrarmi su uno dei tanti aspetti dell'attività di Guido Quazza e preciso subito che questa riflessione nasce da un lavoro fatto in comune con Barbara Bernuti e con l'aiuto fondamentale di Gian Boccalatte. Ricostruire il ruolo di Guido Quazza alla guida del nazionale, come mi è stato chiesto, è un compito improbo, dato che, come già stato ricordato, la sua presidenza si è protratta dal 72 fino alla sua morte nel 96. In realtà l'ho fatto Legnani, a lungo direttore al suo fianco, in occasione della pubblicazione dell'inventario dell'archivio personale di Quazza, suddividendo il suo lungo mandato in due fasi, grossomodo coincidenti con gli anni 70 e con gli anni 80, e poi concentrando l'attenzione essenzialmente sul primo periodo, quello di maggiore impatto innovativo, rispetto al quale il secondo si pone sostanzialmente come uno sforzo di dare continuità al lavoro iniziato al momento dell'insediamento, però dovendo far fronte a problemi sempre più incalzanti e di due tipi. Da un lato il restringersi delle disponibilità finanziarie, dall'altro il radicale cambiamento del contesto politico e sociale, non solo sul piano italiano. È un compito improbo, anche perché si tratta di parlarne davanti a molti di coloro che hanno attraversato per intero, anche solo per un tratto, quella lunga stagione. Però uno sguardo esterno come il mio può essere una risorsa perché è vincolato alla necessità di affidarsi in prevalenza alle carte e alle carte di Quazza in particolare, un archivio il suo, come è stato notato da molti, consapevolmente e tenacemente pensato come un'autobiografia, se non proprio come un monumento a se stesso. Costruito, scrive Quazza, in una bozza di testamento dell'89, poi mai perfezionata, costruito con intenso sforzo di rappresentare una coerente idea del dovere etico e civile, politico e sociale, dello storico, dell'intellettuale a servizio di tutti, dell'organizzatore e promotore di cultura, dell'appassionato insegnante, responsabile di iniziative per una scuola rinnovata. Insomma, quell'archivio è lo specchio di un'attività che si è svolta in tutti i campi, in particolare negli oltre 20 anni della presidenza del Nazionale, nel segno della militanza. Come noto, l'elezione di Quazza avviene in una fase di transizione delicata, perché si tratta di raccogliere l'eredità di Parri, che rassegna le dimissioni il 31 ottobre 1971, insieme al segretario generale Bianca Ceva. Il Consiglio direttivo in breve inizia a vagliare le ipotesi per la successione. Nella riunione del 5 febbraio 1972 individua all'unanimità la candidatura di Quazza per la presidenza e di Francovic per la segreteria generale, candidature che poi sono portate a conoscenza dei direttori degli istituti associati il 25 marzo successivo. Nella riunione del Consiglio generale del 30 aprile 72 è Parri a motivare le scelte proposte, sottolineando come l'esperienza di lavoro degli ultimi anni abbia dimostrato la necessità che alla guida dell'istituto vi siano storici di indiscussa capacità. E la scelta è confermata per acclamazione dai presenti, che allo stesso modo approvano anche le proposte per le vicepresidenze, sono riconfermati Ferrari Aggrati e Secchia, e anche per la composizione del consiglio direttivo, i 6 consiglieri già in carica, Berselli, Catalano, Collotti, Pavone, Ragionieri e Vaccarino, si aggiungono Santarelli e Lombardi. Di rimando per acclamazione a un Parri, direi come suo solito recalcitrante, assegnata la presidenza onoraria. Che in quel momento il nodo risieda nella necessità di una guida dal profilo scientifico riconosciuto è del tutto chiaro anche a Quazza, che infatti lo stesso giorno dell'elezione commenta nella sua agenda: è un nuovo grosso impegno, ma il ritiro di Parri poneva l'istituto in grave crisi, crisi del resto già esistente da tempo per la sua malattia. E per una direzione non storica. Quazza in questo senso è come una figura ponte, riunendo in sé profili di partigiano e di storico, chiude la stagione in cui il timone è stato retto da chi la resistenza l'ha fatta e apre quella in cui il timone passa a chi la resistenza la studia. E
Il lavoro inizia subito ai ritmi piuttosto serrati, però l'insediamento di fatto è travagliato soprattutto per il balletto delle dimissioni di Ferrari Algradi, vicepresidente in quota di C, che contesta la nomina di Quazza e lo fa scrivendo a Parri. Ti dico che non sono disposto a fare il vice di altro, gli scrive nel giugno 72. Inoltre non condivido la scelta della persona, che considero uomo di parte e non della statura e delle qualità che mi avevano spinto a mettermi al tuo fianco. E poi questa accusa di faziosità ritorna potenziata sul finire di ottobre, quando viene approvato il piano di lavoro, la ricerca scientifica generale e la raccolta generale delle fonti. A quel punto Ferrari Algradi respinge un programma che a suo avviso viola il pluralismo dell'istituto e che rivela, dice, una concezione della resistenza identificata arbitrariamente con un tipo di rivoluzione proletaria. L'attacco di Ferrari Algradi, per di più, si intreccia con un intervento del Ministero della Pubblica Istruzione che il 24 ottobre del 72 dichiara non valida l'elezione di Quazza perché è avvenuta per acclamazione quando avrebbe dovuto avvenire per votazione e quindi ne richiede il rifacimento. È una circostanza che lascia intravedere un complotto di natura politica, come Quazza annota subito nella sua agenda privatamente e denuncia anche pubblicamente ai danni suoi e dell'istituto stesso. Più della natura di questo attacco e della ripetizione delle elezioni il 17-18 novembre 72, che danno il medesimo risultato dell'acclamazione, in realtà è interessante osservare la reazione di Quazza, che il 2 novembre scrive molto seccamente a Ferrari Algradi. Interessante perché, denunciando una manovra, scrive chiaramente di parte e lesiva dell'autonomia scientifica dell'istituto e del libero scambio di idee che all'interno di esso si manifesta, Quazza mostra un elemento di fondo del suo modo di intendere e di concepire l'essenza del nazionale, vale a dire l'autonomia. I mesi tra la primavera e l'autunno del 72, quelli che intercorrono tra l'elezione per acclamazione e la riconferma per votazione e nei quali prende corpo questa polemica, sono anche il contesto in cui viene elaborato e discusso a più livelli il programma di lavoro per l'Istituto Nazionale e gli Istituti Associati, questo è il titolo, che secondo me rappresenta lo snodo cruciale per cogliere l'impronta impressa da Quazza alla struttura, all'attività e alla natura del nazionale. Esiterei a qualificare questo programma come una svolta perché sono molti e sono anche saldi i fili che lo legano all'esperienza precedente dell'istituto, ma al tempo stesso credo segni un cambio di passo nell'orientamento degli studi che è destinato a condizionare il dibattito storiografico sulla resistenza per anni. Inoltre, soprattutto nella versione di questo programma, nella bozza madre che viene redatta nel luglio del 72 e in particolare nella premessa che introduce questa bozza, il progetto lascia emergere quelli che, a mio parere, sono i tratti salienti che accompagnano come un filo rosso la presidenza Quazza, almeno su tre fronti: la concezione del ruolo culturale e politico del nazionale, il modo di intendere il rapporto tra il nazionale e gli istituti della rete e le modalità di lavoro. Cominciando da quest'ultimo aspetto, dalle modalità di lavoro, si delinea subito un metodo che individua nel gruppo e nella dimensione collegiale del confronto un fulcro che però è in continua tensione tra i due poli opposti dell'autonomia da un lato, l'autonomia è presente nel lessico di Quazza quasi come un mantra, e dall'altro della riaffermazione della responsabilità del centro. Il programma, ad esempio, viene ribadito più volte, va inteso come una cornice di riferimento rispetto alla quale sia le realtà locali degli istituti, sia i singoli ricercatori sono chiamati a muoversi in base alle proprie autonome priorità. Eppure, dopo un lungo giro di consultazioni, il progetto, che viene poi approvato in via definitiva il 29 ottobre del 72, nella parte dedicata ai contenuti, nella redazione finale, malgrado tutte le discussioni e le osservazioni, resta praticamente identico a quello della bozza madre.
Allora, non siamo distanti da quanto ha osservato Legnani circa la tendenza di Quazza a ricercare sulle scelte importanti il maggior grado possibile di collegialità, accompagnata però dalla determinazione, dice Legnani, a non risolvere nella collegialità il proprio ruolo e a decidere. Esito a definire il programma di lavoro come una svolta perché Quazza lo elabora insieme con il consiglio direttivo e anzi viene nominata una commissione composta da Pavone, Ragionieri, Santarelli, Vaccarino, e anche perché lo fa assumendo come punto di partenza l'esperienza del precedente gruppo di ricerca per la raccolta generale di notizie e fonti e rappresentazione cartografica, un nome molto semplice, che ha iniziato il suo lavoro nel 67 suddividendosi sui temi resistenza e campagne, resistenza e classi operaia e continuità dello Stato. Nel giugno del 72 i componenti di questo vecchio gruppo sono chiamati da Ganapini, che è il coordinatore, a confrontarsi con il progetto in via di definizione, che prevede innanzitutto di suddividere in due settori distinti l'attività fino ad allora svolta congiuntamente: la ricerca scientifica da una parte, affidata a studiosi dipendenti direttamente dal nazionale, e la ricognizione di fonti e strumenti per la ricerca dall'altra, questa assegnata agli istituti regionali in coordinamento con il nazionale. Sulla ragione di questa suddivisione torna poi la redazione definitiva del programma, da un lato per sottolineare che l'attività di raccolta del patrimonio bibliografico e documentario è condizionata forzatamente dal radicamento sul territorio, dall'altro ci torna per chiarire che i due ambiti, la ricerca e la raccolta delle fonti, di fatto perseguono obiettivi che sono costitutivamente non sovrapponibili, dove la ricerca seleziona le fonti in funzione delle priorità storiografiche che ha individuato, la raccolta delle fonti al contrario mira alla completezza, all'ordinamento organico, indipendentemente dai problemi storiografici. Però, prosegue il testo del programma, non esiste alcuna graduatoria di importanza, l'una e l'altra dovranno essere condotte con stretto legame. Il programma di lavoro, nello specifico la ricerca scientifica generale, assume come oggetto di studio la transizione dell'Italia dal fascismo alla Repubblica e come arco cronologico di riferimento il decennio 40-50. Nella convinzione che il metro di misura per l'interpretazione della stessa resistenza armata sia dato non dalla liberazione ma dalla gestazione del nuovo Stato. È quello che scrive Legnani a Quazza ancor prima che venga eletto alla presidenza, a ulteriore testimonianza del fatto che il progetto matura da una riflessione che è collettiva. I temi sui quali incentrare la ricerca sono tre: Stato, economia e organizzazione del consenso, intesi come gli ambiti nei quali si deve valutare il grado di trasformazione delle strutture della società italiana, cercando di cogliere gli elementi di continuità e quelli di novità che li caratterizzano. La bozza dettaglia fittamente per ciascuno dei tre temi lo sviluppo che devono avere per capitoli. Ovviamente non c'è modo di ripercorrere le singole articolazioni, ma vale la pena almeno di richiamare le linee di fondo individuate per ciascuno di essi. Il tema dello Stato si propone di verificare la validità dello schema interpretativo della continuità dello Stato, di avviare, si legge nel programma, una più seria ricognizione di quell'intreccio di nuovo e di tenacemente vecchio che segna l'Italia post-45. L'obiettivo della ricerca in ambito economico è affrontare con la lente continuità e discontinuità il rapporto tra economia fascista prebellica e le scelte economiche della ricostruzione, passando per le trasformazioni imposte dalla guerra sul sistema economico fascista. Sullo sfondo, come riferimento costante, senza che sia di fatto tematizzato, l'impatto della crisi del 29 sull'economia italiana e la conseguente ristrutturazione della seconda metà degli anni 30. Il lavoro sull'organizzazione del consenso muove dalla lettura interpretativa del fascismo come regime reazionario di massa.
E lo scopo, si legge, è una storia dello spirito pubblico, delle organizzazioni politiche e degli intellettuali, in un arco cronologico che però già in partenza è ben più esteso di quello che viene dichiarato 40 e 50, perché viene esteso dal consolidamento del regime fino all'inizio degli anni 50. Rispetto a questa griglia, la raccolta generale delle fonti non viene concepita come un semplice appoggio strumentale, benché ovviamente siano ritenuti preziosi, siano richiesti dei sondaggi in relazione ai temi di studio individuati. Ha invece una sua autonomia, di nuovo l'autonomia è un respiro più ampio, deve mirare a valorizzare e incrementare il patrimonio bibliografico archivistico degli istituti, secondo le finalità espressamente indicate dagli statuti. La ricaduta auspicata è la produzione di strumenti di base, dalle guide archivistiche alle edizioni di fonti, alle cronologie ragionate, agli schedari biografici, le testimonianze e così via. L'arco cronologico che viene individuato per la raccolta scientifica generale 40-50 discende da una scelta storiografica che nella bozza madre viene esplicitata molto chiaramente. Si tratta di inserire la resistenza in una prospettiva di lungo periodo e in una lettura complessiva della società italiana nei suoi vari aspetti, smarcando quindi la storia della resistenza da un ambito specialistico. In altre parole, secondo questo programma, il nazionale deve porsi al centro di una nuova, individuata come terza, stagione dello studio della resistenza, che viene descritta a partire dalle caratteristiche di quelle che l'hanno preceduta. Nel 49 l'Istituto è sorto con l'obiettivo di dare una base documentaria e metodologica allo studio della resistenza, di avviare una storiografia capace di superare una ricostruzione che fino ad allora è essenzialmente memorialistica e di carattere ideologico-politico. Questa fase filologica, così viene definita, della storiografia italiana della Resistenza viene portata a compimento e viene anche chiusa con il lavoro della prima raccolta generale, avviato nel 67. Allora i ricercatori del Nazionale avvertono la necessità di un approccio diverso alla resistenza, che pur partendo dalla ricostruzione dei fatti però vada più avanti e vada all'esame dei problemi di fondo della società italiana. Però pur ponendo questa esigenza restano vincolati ai 20 mesi della resistenza e anzi il gruppo nel 70 lavora sul periodo settembre 43-marzo 44 e questa prospettiva cronologica limitata si rivela poco adeguata rispetto al proposito di affrontare questioni e trasformazioni strutturali. E qui quindi è all'ampliamento sul più lungo periodo che si inserisce l'innovazione portata dal programma scientifico del 72. Questa impostazione che oggi ci appare scontata, il programma nel suo complesso, allora nel nazionale e nella rete suscitano discussioni vivaci che sostanzialmente si condensano su 5 ordini di questioni. Una è di natura strutturale e organizzativa, cioè il timore che la divisione tra ricerca scientifica generale e raccolta generale delle fonti, con la diversa dipendenza, la ricerca nazionale e la raccolta delle fonti agli istituti regionali, che questa divisione si traduca in un declassamento degli istituti locali, un pericolo che Quazza nega recisamente, insistendo invece sulla centralità del momento dell'autonomia nello sviluppo dell'attività da parte degli istituti locali. Le altre osservazioni critiche invece attengono più strettamente ai contenuti. In primis la periodizzazione che viene giudicata di volta in volta o troppo estesa o all'opposto limitante. Il rischio di annacquare con questo ampliamento dell'arco cronologico l'attenzione dedicata specificamente alla resistenza, un'eccessiva separatezza tra i tre filoni della ricerca e anche un insufficiente rilievo dato alle classi subalterne. Forse però, nelle parole di Frankovic, che non approva il programma e che per questo si dà disponibile a rassegnare le dimissioni, e nelle sue parole che la portata dell'innovazione sia organizzativa sia storiografica viene colta con maggiore chiarezza.
Scrive Acquazza, se l'istituto vuole sopravvivere, dato il suo carattere pluralistico, deve limitarsi a raccogliere il materiale e la documentazione riguardante il periodo storico contemplato, lasciando ai singoli l'interpretazione delle fonti di cui noi facilitiamo la consultazione. Lavoro modesto e ignoto, ma non inutile, e tale da non cacciarci nei pasticci. Tu invece vuoi creare, ed hai anche ragione, una scuola di storici con una determinata impostazione. E credo che Frankovic colga nel segno in più direzioni. Innanzitutto, il nuovo indirizzo porta alla trasformazione della rivista del Nazionale. A poco più di un mese dall'approvazione del programma si decide di sostituire dal primo numero del 73 il consiglio scientifico del periodico con il consiglio direttivo che ha elaborato il programma di lavoro degli istituti, individuando come direttori Berselli, Collotti e Vaccarino. E a distanza di un anno, come noto, si arriva a definire il cambiamento della testata dal Movimento di Liberazione in Italia a Italia Contemporanea dal primo fascicolo del 74. Un cambiamento che, come si premura di precisare Collotti nel primo numero, non rappresenta una svolta nella vita della rassegna, ma soltanto l'adeguamento a quello che è l'approccio con il quale oggi si guarda gli studi sulla resistenza. Un approccio, o per restare a Frankovic, una scuola a cui Quazza stesso si ascrive e gli esiti di lì a poco sono visibili in Resistenza e Storia d'Italia, che esce nel 76, dove infatti Quazza esplicita l'intento di disancorare la storia della resistenza, dice, dalle secche dell'episodica per collocarla nella storia d'Italia in una prospettiva di lungo periodo. Che si tratti di una scuola è chiaro anche se si guarda le motivazioni politico-culturali che sono poste alla base tanto del programma di lavoro del Nazionale che di Resistenza e Storia d'Italia. Cioè la molla del nuovo corso intrapreso risiede nelle domande poste dal presente di allora. Nel volume di Quazza, tanto per essere chiari, il primo riferimento alla stagione aperta dal 68 compare nella terza riga dell'introduzione, ma la centralità del presente non è meno chiara nella premessa del programma di lavoro. Si legge: solo in questo modo la problematica della storiografia più aggiornata può rispondere alla contestazione dei giovani e agli attacchi del ritornante fascismo e riuscire a porsi come il momento della riflessione consapevole sul posto, sul significato, sulla reale incidenza della lotta di liberazione nel corso della storia italiana dal fascismo allo Stato repubblicano. Immergere l'analisi della resistenza nel complesso tessuto dei rapporti fra economia, società e Stato è il compito degli studiosi che vogliano compiere un'analisi adeguata del passato ed al tempo stesso la condizione prima per promuovere una presa di coscienza politico-sociale del presente che sia in grado di evitare più o meno mascherati ritorni a situazioni contro le quali saranno battuti antifascisti e resistenti. È un presente che è segnato da polemiche brucianti. Da un lato c'è chi attacca l'Italia nata dalla resistenza, dall'altro chi presenta la resistenza come rivoluzione mancata o rivoluzione tradita, o mette in discussione il nesso con la Costituzione. E se la posta in gioco quindi è la centralità o meno della resistenza nella storia italiana, per dare una risposta non c'è altro da fare che affondare lo sguardo nella fase della transizione dal fascismo alla Repubblica e occorre riattraversarla con la lente della coppia continuità-discontinuità per riconsiderare quale reale portata abbia la rottura rappresentata dalla resistenza. Questo rapporto con le urgenze del presente viene spesso esplicitato e anche rivendicato da Quazza ed è alla base della concezione che ha e che contribuisce a radicare del ruolo dell'istituto, almeno in quella fase. Una concezione che non mi pare esagerato definire militante. Il Nazionale, dice nettamente ancora la premessa al programma, ha il proprio nodo centrale nel nesso tra il rigore scientifico e l'impegno politico-civile.
Allora non si tratta soltanto di raccogliere e custodire i documenti e nemmeno soltanto di studiarli per fondare su rigorose basi scientifiche un'interpretazione della resistenza italiana, occorre invece occupare uno spazio nel dibattito pubblico, stabilendo un asse di fondo tra ricerca e divulgazione e tra ricerca e formazione. Ed è ancora il programma del 72 che lo dice con molta decisione. Il settore dell'attività informativa, divulgativa, educativa, sotto forma di lezioni, corsi, seminari, notiziari, opuscoli, costituisce la ragione d'essere politico-morale dell'Istituto nei confronti della società italiana. Il canale, per così dire, scusate, il canale, per così dire, della sua natura di custode dei valori della resistenza. Però, malgrado la chiarezza con cui da subito la vocazione alla divulgazione, alla formazione è indicata come il terzo pilastro dell'Istituto Nazionale, oltre alla ricerca e all'incremento del patrimonio di fonti, per tutti gli anni 70 questa vocazione non sta al centro dell'attenzione. Bisogna attendere la relazione sull'attività svolta nell'80, destinata al Parlamento, perché all'ordine del giorno compaia la voce didattica. Il Consiglio Direttivo allora ha nominato una commissione per la didattica e per l'aggiornamento degli insegnanti, che è incaricata di coordinare l'attività degli istituti nel campo specifico della didattica e anche dell'intervento culturale sul territorio. Pur senza addentrarmi in un tema di cui parleranno altri, mi sembra utile richiamarlo perché in questo contesto viene prevista una prima occasione di elaborazione programmatica con il seminario Storia dell'antifascismo e della resistenza, didattica e fonti orali, che poi si tiene a Venezia nel febbraio dell'81 con la partecipazione di oltre 300 insegnanti. E Quazza, che tiene la prolusione, che viene poi pubblicata su Italia Contemporanea, ed è un testo cruciale perché dipana con grande efficacia il nodo che collega la ricerca e la divulgazione formazione, due cammini simili a livelli diversi, dice Quazza, e dipana il nodo che collega entrambe la ricerca e la divulgazione come ruolo militante sotto il profilo civile che si vuole dare all'Istituto Nazionale e alla sua rete. Ancora Quazza richiama la novità storiografica del programma di attività del 72, siamo 10 anni dopo, ancora viene ribadita la centralità delle domande poste dal presente degli anni 70 e l'esito è molto chiaro. Ho reputato e reputo necessario, afferma Quazza, che l'Istituto non si nasconda entro le sue mura. Volente o nolente, esso ha nel nesso tra storiografia e politica un punto, se non il punto centrale della sua peculiarità. Di fronte a questo nesso, che costituisce il termometro essenziale della coscienza etico-civile del Paese e tanto più delle generazioni post-antifasciste o neofasciste, ora in parte prese al laccio di un privato che non sempre si commisura al sociale e al politico, l'Istituto non può nascondersi nella neutralità o peggio nell'indifferenza. In queste parole di Quazza, a partire dal riferimento al privato, si coglie la percezione dei profondi mutamenti che sono in atto nel corpo della società in quella fase. Cambia lo scenario politico e sociale. Da parte del Nazionale resta quantomeno invariato lo sforzo di comprenderne i processi per cercare di adeguare le proprie risposte in termini di analisi storica e di proposta culturale. È un compito che è senz'altro difficoltoso a fronte di trasformazioni che sono sempre più incalzanti. In questo quadro, mentre, come già stato detto, si restringono i canali di finanziamento e le risorse economiche a disposizione, una condizione che limita fortemente l'attività dei gruppi di ricerca, la rete degli istituti si infittisce, lo abbiamo sentito, un processo che Quazza, dice Legnani, favorisce senza riserve. Una proliferazione che sempre Legnani dice Quazza si sforza di gestire con la parola d'ordine del coordinamento, caldeggiando un passaggio dal concetto di rete al concetto di sistema, cioè da una somma di molte realtà a un potenziamento dei tratti comuni per cercare di
agire prima che sul terreno dei programmi per cercare di avere una voce comune dentro la società, pensando appunto a quel ruolo che si intende avere, almeno nelle intenzioni di essere presenti come soggetti nel dibattito pubblico. Si tratta, Quazza lo ha già chiaro a Venezia nell'81, di coordinarsi per adottare uno sguardo e una voce se non unitari, quantomeno coerenti nella comprensione di una realtà che in realtà è sempre più sfuggente. Se come singoli abbiamo il diritto di non avere una sia pur minima fiducia nella coerenza di fondo del cammino umano, scrive, come studiosi di azioni e di idee per le azioni siamo forse condannati a guardare ai ponti e non ai baratri, o almeno ai secondi in rapporto ai primi. Tanto più quando da ricercatori ci facciamo docenti e dunque immediatamente responsabili di fronte a persone assai più giovani e a persone infieri. Chi non vuole considerare ciò un dovere, lo consideri una necessità. Parole che mi pare condensino efficacemente l'impronta che Quazza si è sforzato di dare. Grazie.